guardo la telecamera. Sì, sì. Vai pure. È da 10 anni ormai che vivo in una baraccopoli, la baraccopoli di Coracoccia, una delle tante baraccopoli di Nairobi. Questa bellissima città costruita sugli altopiani, immagine davvero della modernità. Eppure questa città, Nairobi, che sembra così splendente, fatta di palazzi, ha una realtà al di dentro di sé che è incredibile. Il 60%, quindi quasi 2 milioni di abitanti su 3 e qualcosa, vive in baraccopoli. E la gente vivono accatastati, io dico sardinizzati, nel 5% della terra residenziale di Nairobi. Nessuna città al mondo è costruita in maniera così incredibile e così ingiusta. Io lo chiamo, dico, questa città è stata costruita sul peccato mortale, vive in stato di peccato mortale, perché schiaccia e fa soffrire immensamente 2 milioni di persone. Ecco, questa sofferenza della gente di Coracoccio, delle baraccopoli, dei poveri di Nairobi, è solo, direi, un paradigma emblematica di una sofferenza di questo continente, una sofferenza immensa. Se solo pensiamo che a livello di baraccopoli fra 20 anni potremo avere un 400-500 milioni di africani che vivranno in queste enormi baraccopoli delle grandi città, ci rendiamo conto davvero che razza di futuro aspetta questo continente. È il continente della vita, l'Africa, perché l'Africa ama la vita, l'Africa mette l'uomo davvero al centro, quello che è importante in fondo è l'uomo, tutto il resto. Eppure quest'Africa che sa danzare la vita, che sa amare la vita, che sa cantare la vita, che sa gioire effettivamente, è un'Africa oggi che paga in maniera incredibile lo scotto di quello che noi chiamiamo la globalizzazione. Ed è questo quello che a me fa male, proprio partendo da Coracoccio, vedere un'Africa che soffre in chiave economica. Pensiamo soltanto che l'Africa deve sborsare 250 bilioni di dollari di debito. Questo da solo fa dissangua a questo continente. Pensiamo agli interessi ravvivati in questo periodo, agli interessi ai grandi giacimenti sia di diamanti che di petrolio, che di oro, di quest'Africa, che insanguina questo continente. Pensiamo alla lotta all'arrivo al potere di Kabila, che è un grande gioco finanziario delle grandi multinazionali. Ecco, è tutto un giro di boa, lo chiamerei io, di questo sistema della globalizzazione che sta cercando in Africa quello che può trovare a livello di sottosuolo, che guarda l'Africa come al suo, chiamiamola, nuova frontiera, ove buttare merci, ove vendere, perché terreno ancora vergine, quindi la creazione di un mercato. A questa maniera l'Africa paga lo scotto in maniera, direi, più di tutti gli altri continenti, paga lo scotto della globalizzazione. E oggi davvero quello che dobbiamo fare è guardare inorriditi a un processo economico che sta strozzando milioni di africani. Ecco, io vivendo a Coracoccio voglio protestare contro questo, perché non è giusto che milioni e milioni di esseri umani vengano calpestati come scalpestati, che vengano marginalizzati, che vengano buttati al margine. Questo è davvero, grida vendetta al cospetto di Dio. Se Dio c'è, non può essere il Dio di questa gente che è schiacciata, che è marginalizzata. E spinge me a gridare, a urlare, a dire che Alex, tu non puoi accettare un mondo, forse anche un solo africano, ma è una situazione disperata ormai per quest'Africa ed è strozzata da questo nostro sistema economico. Un esempio incredibile proprio di questi giorni è proprio il fatto di quello che sta avvenendo negli Stati Uniti, quello che viene chiamata NAFTA for Africa, che è la nuova legislazione davanti al Congresso americano, che
porterà a delle conseguenze incredibili. Questa NAFTA, il NAFTA sarebbe l'accordo che c'è fra Stati Uniti, Messico e Canada, è un accordo, chiamiamolo economico, verrebbe esteso adesso all'Africa, per cui quello che succederà sarà che se l'Africa, se il congresso passerà questa legislazione, è già passata la Camera, passerà adesso e verrà proposta in Senato, se passa vuol dire che Clinton ha la possibilità di stringere rapporti con ogni presidente africano, rapporti economici dove il MAI, il famoso Multilateral Agreement on Investment, sembra quasi di farci sorridere, talmente questo accordo, il NAFTA for Africa, è talmente duro e spietato. Io l'ho definito questo un genocidio pianificato. Ora voi direte, va bene, ma Alex, cos'è che possiamo fare noi? Noi siamo mille miglia lontani dall'Africa. Ecco, proprio perché vivo, questo è il mio appello, so la sofferenza di questa gente. Quello che dico a voi prima di tutto è che se ognuno di voi si rende cosciente di quello che sta avvenendo a questo mondo, se ognuno di voi si rende cosciente che solo il 20% di questo mondo vive da nababbi, come buona parte in Europa e in America vivono, o anche qui a Nairobi, i ricchi di Nairobi, se il 20% questo avviene a spese degli 80% delle persone di questo mondo, che sono poveri e almeno 1 miliardo vivono come nello stato più miserabile possibile. Allora il mio appello è a voi, a ognuno di voi, che ogni uomo crede che se dice di no a questo sistema, il suo no ha un valore. Io chiedo che ognuno di noi si alzi in piedi, che abbia il coraggio di dire no a un sistema economico che, come la Banca Mondiale dice, afferma che 1 miliardo di esseri umani sono inutili a questo mondo. Che dica di no come? E qui abbiamo, ognuno di noi ha un potere enorme, politico, usando la propria voce, il proprio voto, ma il grande voto lo facciamo quando andiamo al supermercato, è lì dove noi votiamo, e votiamo ogni giorno, quindi boicottando quelle multinazionali che sappiamo che schiacciano, che davvero strozzano la gente qui in Africa. E penso che fra poco partirà proprio una grossa campagna contro una delle grandi multinazionali qui in Africa, che ritengo molto importante anche per l'Italia. Penso che se ognuno di noi incomincia a boicottare, incomincia ad esprimersi, incomincia a dire il proprio no, e ognuno di noi, persone, soprattutto gruppi, comunità, si ricollegano insieme e dicono noi non accettiamo questa maniera di procedere, noi possiamo avere una forza incredibile. Io sono convinto davvero, è quello che io chiamo la rete lillipuziana, ed ho chiesto a tutte le città in Italia di costituirsi in rete. Utilizziamo bene internet, utilizziamo bene gli strumenti elettronici che abbiamo, che i gruppi si mettano in rete uno con l'altro, che davvero esprimano voce, che questa voce diventa un movimento politico, se non diventiamo un movimento politico alla fine, ma soprattutto che diventi un movimento economico, perché è l'economia oggi che ha detta legge e noi possiamo mettere questa economia in ginocchio, e io di questo ne sono profondamente convinto. Quando gli americani sono accorti quello che la Nike, famosa multinazionale, faceva in America, gli americani sono stati capaci di costringere la Nike, una delle più grandi multinazionali, a cambiare come pagava gli operai in Asia. Questo lo possiamo fare per tantissime ditte. Abbiamo un potere fra le mani enorme. È il voto economico che diamo ogni giorno a questo sistema. Convoco tutti e a riflettere su un dato di fatto, che non è più concepibile che il 20% del mondo viva come vive, perché già il 20% del mondo ha inquinato questo mondo in maniera irreversibile, tanto che gli scienziati ci danno 60 anni di vita per questa terra se non cambiamo sistema. Quando gli altri 80% del mondo vivranno come viviamo noi, ma chi ci può vivere a questo mondo? Ecco perché dico che dobbiamo metterci in testa tutti
che un sistema come quello dentro cui viviamo non è un sistema che ha futuro, è un sistema che uccide il futuro, che uccide la Terra ecologicamente, che ci uccide dentro, perché questo sistema ha fatto delle cose, ha fatto della materia l'unica cosa che adora. Siamo diventati tutti degli idolatri e adoriamo le cose, stiamo diventando immagini delle cose che adoriamo. Ecco la nostra infelicità, ecco il nostro vuoto. Io vi invito a venire in Africa, dove nonostante a Korokocho che abbiamo tanta sofferenza umana, voi trovate i bambini che saltano, che gioiscono, che sono capaci anche dentro tanta sofferenza umana di trovare un qualcosa, la capacità di danzare la vita, perché la vita è bella. Ed è quello che io vorrei dire a voi, in nome di questa unica vita che abbiamo, in nome di questa gente che soffre, chiedo a voi di avere il coraggio di dire no a questo sistema per davvero tentare di... tentare l'alternativa, non ci rimane che questo se vogliamo vivere. Ormai sia l'Europa come l'America come l'Africa siamo su un'unica barca, o davvero affondiamo tutti insieme, stiamo affondando, o ci salveremo tutti insieme. Quindi diamoci una mano, facciamo davvero la rete lillipuziana, come i lillipuziani minuscolissimi hanno incatenato il grande gigante che era poi l'impero britannico, noi possiamo fare altrettanto con l'impero del denaro. Diamoci una mano, uniamoci insieme e i miracoli possono avvenire. Not go very fast, eh? Yeah. No, you go, you go. This area is not good, yeah? Yeah, I know, but you go, please, you go. Go.